see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questo nuovo appuntamento andiamo a spasso con la Fiat 1004 Cabriolet, la prima vettura della casa torinese a scocca portante. Anche quest'anno la parata dei campioni di Asi Moto Show è stato il momento più emozionante dell'evento sulla pista di Varano Melegari. La Modena 100 ore Classic ha registrato il predominio straniero tanto nella classifica di regolarità quanto di velocità. Cordoglio tra gli appassionati di motocross per la scomparsa del due volte campione del mondo Dave Bickers, che ci ha lasciati dopo essere stato uno dei protagonisti di Asi Motocross Show a Imola. Al Giro di Sicilia automobilistico, le bellezze paesaggistiche e culturali si sono coniugate con la rievocazione storica e a Sottocanna in circuito, Cremona ha ritrovato la sua tradizione motoristica. Tuo palo americano, americano, americano. Quando Renato Carosone cantava Tuo falo americano, la Fiat 1004 Cabriolet era già uscita di produzione, visto che la prima convertibile della casa torinese prodotta nel secondo dopoguerra è rimasta in listino dal 1950, quando è stata presentata assieme alla berlina al Salone di Ginevra, fino al 1952. La storia della berlina, invece, è andata avanti sino al 1958, ma di questo ce ne occuperemo in un'altra occasione. Il riferimento con la canzone del cantautore napoletano non è casuale per la vettura che segna una tappa fondamentale nella storia della produzione della Fiat. Il riferimento all'America, o meglio, alle auto americane, emerge al semplice esame estetico. Se non fosse per le dimensioni più contenute, si potrebbe confondere la Fiat 1004 con l'americana Kaiser Special del 1947. Dietro al mito americano non c'è un tentativo di plagio, bensì una serie di circostanze di natura sociopolitica e tecnica. Costruire un modello ispirato a quelli a stelle e strisce può avere un ruolo propiziatorio per un'azienda che ha chiesto all'America dei prestiti agevolati. A questo si deve aggiungere l'incertezza politica dell'Italia di quegli anni. Con la Fiat che è pronta a trasferire la catena di produzione delle sue macchine oltreoceano se dovesse avverarsi la minaccia di una presa di potere del Partito Comunista. Come dichiarato dall'ingegner Dante Giacosa nel volume I miei 40 anni di progettazione alla Fiat. La spiegazione tecnica è indirettamente legata alla grande innovazione che vede la 1004 essere la prima Fiat con carrozzeria a scocca portante. In fase di progettazione, il responsabile del reparto carrozzerie viene mandato presso un'azienda negli USA per conoscere il nuovo sistema di lavoro. È un'esperienza che lascia il segno nelle scelte una volta rientrato a Torino. Chiarito questo punto, andiamo a conoscere da vicino una delle poche Fiat 1004 Cabriolet che si sono conservate nel tempo. Rispetto alla berlina, oltre all'assenza del padiglione, è caratterizzata dalle due sole porte, con l'accesso al divano posteriore che avviene sollevando lo schienale dei sedili anteriori. Le maniglie sono formate da una levetta estraibile nel lega leggera incassate nella portiera, ma con diverso sistema di estrazione tra destra e sinistra. La capote ha lo strato esterno in tela spessa, mentre la parte interna è in panno e in mezzo c'è uno strato di gomma piuma. Il lunotto in cristallo, assicurando così ottima visibilità posteriore. L'intelaiatura è in acciaio robusto e pesante. Comunque le operazioni di apertura e chiusura sono abbastanza agevoli e non richiedono troppo tempo. L'aspetto estetico è impreziosito dall'abbondanza delle cromature, che risaltano sui colori pastello o metallizzati della carrozzeria. Le rifiniture sono degne di una vettura di classe superiore, come emerge dall'esame dell'interno. Il volante, la strumentazione, i vari pomelli e la griglia in cui è inserita l'autoradio sono realizzati in bachelite, una resina di sintesi dall'aspetto molto piacevole. L'accendisigari è di serie, al pari della radio, che è costruita dalla Autovox appositamente per questa macchina. Inoltre, per la prima volta, una Fiat prodotta in serie è equipaggiata con l'impianto di riscaldamento e di aereazione. L'abitabilità anteriore è confortevole, mentre un po' sacrificata per chi si siede dietro a causa dello spazio ridotto tra le due file di sedili. Eppure la lunghezza della macchina supera i 4,30 m.
Anche il portabagagli inganna sulla sua reale capacità, che è limitata a causa della ruota di scorta in posizione verticale e del serbatoio della benzina da 48 litri posto sul fondo, dove c'è anche il tappo protetto da una sorta di coperchio. Non ci sono sorprese aprendo il cofano, dove è alloggiato il motore a 4 cilindri in linea con distribuzione a valvole in testa comandate da aste e bilancieri, alimentato da un singolo carburatore, Weber o Solex. La potenza massima è di 44 cavalli a 4400 giri, che consente alla macchina di raggiungere la velocità massima di circa 120 km all'ora, con un consumo medio di circa 10 km litro, nonostante il peso di oltre 12 quintali, quasi uno in più della berlina. Il cambio, che ha il comando al volante, ha 4 marce, con la seconda, la terza e la quarta sincronizzate e la trazione posteriore. La scocca in acciaio con la sospensione anteriore ha ruote indipendenti con molle e ammortizzatori, e quella posteriore è a ponte rigido con mezza balestra, molle e ammortizzatori. Le ruote sono da 14 e i freni sono a tamburo a comando idraulico. Nel 1950 la 1004 Cabriolet costa 1.675.000 lire, 400.000 lire in più della berlina. La parata dei campioni, che chiude Asi Moto Show, è da sempre uno dei momenti più emozionanti dell'evento organizzato dall'Automoto Club Storico Italiano, con l'ausilio dei club locali Ruote Raggi di Parma, Camera di Reggio Emilia e CPA di Piacenza. A riportare tutti indietro nel tempo ci si mette anche lo schieramento in griglia, dove a determinare le posizioni non sono certo i tempi delle prove, ma i risultati in carriera e, per qualcuno, la voglia di provare la soddisfazione di stare davanti a tutti, anche se solo per pochi attimi, occupando quei posti che un tempo erano solo un sogno. C'è poi l'affetto e l'entusiasmo del pubblico, dove tanti spettatori rivivono le emozioni del passato e tutti applaudono alla storia che questi campioni hanno scritto con la loro bravura e con i loro sacrifici. I piloti non sono insensibili all'atmosfera che li circonda, anche se sono stati tra i più osannati e celebrati del loro periodo, come il 3 volte campione del mondo Freddy Spencer. Questo è sempre un grande appuntamento. Fin dalla mia prima volta, 4 anni fa, ho visto un grande entusiasmo. C'è tanta passione da parte dei collezionisti per far conoscere le moto di tante epoche diverse. Non contano le capacità di guida e se hai vinto 3 titoli mondiali. Quando vieni qui significa stare bene tutti assieme. Ho passato molto tempo con i miei tifosi e mi ha dato molto piacere stare a parlare di motociclismo con loro. Quasi tutti gli ex piloti che partecipano alla parata sono scesi in pista assieme ai collezionisti anche nel corso delle varie batterie che formano il programma della manifestazione. Ma un conto è vederli girare quando lo fanno solo per il piacere di andare in moto, e un altro lo è quando si risveglia l'antico agonismo. Luca Cadalora e Loris Reggiani, che negli anni 90 sono stati grandi avversari nel mondiale della 250, alla conclusione dell'esibizione scherzano tra loro. Ma sentite che cosa ha detto Reggiani, che verso le evocazioni ha sempre manifestato un po' di scetticismo. Prima della parata: non mi piace girare con le moto vecchie, perché non sono sicuro di cosa c'è dentro. Le evocazioni mi piacciono perché le moto le guardo e le vedo molto volentieri, perché sono quelle che mi hanno fatto appassionare quando ero piccolo e ancora non correvo. Quindi mi piacciono veramente tanto. E dopo: avevo ragione, ho fatto un giro a passo d'uomo con una paura dell'ostia. Beh, proprio a passo d'uomo non sembrava, eh. Alla partenza, se c'erano 2000 carburatori, alla partenza c'era un carburatore che rimane incantato, era il mio, quindi ho dovuto aspettare che lo schiodassero, perché sennò pisciava col martellino, o sennò col manico del cacciavite. E poi sono partito quando ormai la gara era finita, ma ho fatto una gran rimonta e ce l'ho fatta ad agguantare la ultimissima posizione. Un po' di perplessità sull'efficienza delle moto Reggiani la manifesta sempre, anche se ci scherza sopra, a differenza del 3 volte ridato Eugenio Lazzarini, che nonostante abbia ottenuto i suoi migliori risultati nella 125 e nella 50, ad Asi Moto Show è sceso in pista in sella alle Benelli 4 cilindri 350 e 500, visto che... Prima di tutto perché c'ho un grande amico, Lucio Battisti, che ha tante moto, in cui gli fa piacere che giro anch'io con queste moto, che io ho guidato da giovane Benelli 4 cilindri 2,5, perciò ancora oggi mi fa piacere girare. Non c'è un po' di nostalgia per le piccole? Diciamo che c'è sempre. Qui a Varano provo il Garelli 50, me lo danno da usare, è un collezionista americano, quanto mi vede fai 2 giri. Per l'inossidabile Remo Venturi,
che ha iniziato l'ascesa agonistica con le 175, in cui ha vinto Milano Taranto e Motogiro, e poi è stato due volte vice campione del mondo nella 500, Asi Motoshow ha rappresentato una sorta di ritorno alle origini. Io ho avuto l'onore di correre nella mia carriera con tutte le prestigiose marche italiane, con tutte. All'ultimo anno della mia carriera ho avuto questo onore di correre con la Girea e sono stato l'ultimo corridore che ha vinto col Girea 500 quattro cilindri. Quindi è in sella ad una Girea 500 anche ad Asi Motoshow? No, sinceramente quest'anno non giro con la Girea, giro con Morini 175 Rebello, la mia Girea è rimasta a casa con Barrecuore, ma però io oramai le grosse cilindrate l'ho messa da parte. Ho l'onore perché è la moto che l'amico Mendogni, impianto l'amico carissimo, era quella che adoperava lui e perciò con onore io salgo sulla sua moto. Il rebello di Mendogni, sì. La parata dei campioni la disputano i piloti, ma che cosa dice la moglie, in questo caso quella di Pier Francesco Chili, quando lo vede prepararsi per ritornare in moto e rivivere le emozioni della corsa? Volentieri, perché mi piace questo mondo, sono molto contenta, mi fa piacere che anche lui possa continuare a divertirsi con le moto. È bello vedere una simile sinergia di coppia, così come l'entusiasmo di Robert Iannucci, il grande collezionista americano appena dimesso dall'ospedale in seguito ad un delicato intervento ad un ginocchio, che nonostante i medici gli avessero ordinato una lunga convalescenza è venuto. Perché mi piacciono le moto italiane e quelle da competizione in particolare, anche perché ho molti amici appassionati in Italia, e se tu ami le moto italiane, hai degli amici in Italia e se ti piace il cibo italiano, questo è il posto dove devi essere. Così il maggior collezionista di MV Agusta da competizione, seppur stringendo un po' i denti per il dolore, non ha voluto mancare all'evento dove la storia degli uomini e quella delle moto si intrecciano per fare il grande spettacolo di Asi Motoshow. La Modena 100 Ore Classic ha offerto una duplice opportunità agli appassionati di motorismo storico, grazie alla formula che prevede una classifica riservata alla velocità e una alla regolarità, nonostante il percorso sia comune. Assieme alla formula, il percorso di circa 1000 km rappresenta l'altro grande punto di forza della manifestazione organizzata dalla Scuderia Tricolore. I 70 equipaggi, in rappresentanza di 15 nazioni, che hanno animato l'edizione 2014, si sono affrontati sulle strade e negli autodromi di Emilia-Romagna e Toscana nell'arco di 4 tappe. La prima ha preso il via da Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dopo le verifiche e il completamento delle iscrizioni all'Università degli Studi di Modena del giorno prima. Le auto hanno poi proseguito per Maranello, Castiglione dei Pepoli e Bocca di Rio. Il programma prevede 3 prove speciali in Appennino e la prima gara in pista all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con partenza in griglia. A rendere ancora più emozionante questo momento ha contribuito all'istituzione di un premio intitolato da Ayrton Senna per i vincitori di questa gara. Ma le emozioni non sono ancora finite, con l'arrivo di tappa in serata a Firenze. Il giorno dopo, partenza e arrivo nella città medicea con un percorso panoramico attraverso il Chianti e la riserva naturale di Vallombrosa. Le prove speciali sono 2 da ripetersi 2 volte, abbinando la spettacolarità del territorio all'impegno di guida, tanto che si cerchi la prestazione assoluta o che si debba rispettare la media imposta. A questo proposito è doveroso ricordare che tutte le prove speciali si sono svolte su strade chiuse al normale traffico. Anche la terza tappa si disputa interamente in Toscana. Dopo la partenza da Firenze si arriva al circuito internazionale del Mugello per la seconda gara di velocità. Anche questa volta le auto sono schierate in griglia e lo spettacolo è di quelli da non perdere. Dopo aver dato sfoggio delle capacità di guida e delle prestazioni delle vetture, si riparte con destinazione Forte dei Marmi e la Versilia, passando da Prato e da Pistoia. Le prove speciali sono 3. All'arrivo in una delle località turistiche più belle e famose d'Italia, la competizione ormai ha assunto la sua fisionomia. Con gli equipaggi stranieri che non si sono fatti incantare dalla bellezza di luoghi attraversati e sono al comando sia nelle classifiche di velocità che di regolarità. Alla conclusione manca solo la quarta giornata di gara, che dal Mar Tirreno riporta gli equipaggi a Modena, snodandosi prima lungo le Alpi Apuane, poi nelle vallate alle pendici del Monte Cusna, la vetta più alta dell'Appennino settentrionale.
sono le ultime emozioni in una manifestazione che si è disputata per la prima volta nel 2000 e da allora è diventata uno degli appuntamenti più seguiti e importanti nel panorama internazionale. L'ulteriore conferma arriva il poker di vittoria degli equipaggi inglesi che si sono aggiudicati il successo nelle quattro classifiche, tre di velocità e una di regolarità in cui si articola la Modena 100 Ore Classic. Alla conclusione dell'International Motocross Series del 1970 in Nuova Zelanda, Dave Vickers e Jeff Smith sono perfettamente alla pari e vengono proclamati vincitori ex aequo, ma c'è solo una coppa per il primo. Così come si sono spartiti il successo, i due piloti inglesi decidono di spartirsi il premio e seguono la coppa tenendo ciascuno la sua metà. In occasione di Asi Motocross Show a Imola, il loro connazionale Leslie Archer ha ricordato questo episodio e con il classico humor inglese ha rimediato alle mancanze degli organizzatori neozelandesi consegnando a Vickers e a Smith un trofeo su cui da un lato c'è l'altra metà della produzione della coppa e sull'altro la foto che le ritrae mentre stanno segando quello avuto in premio. Avremmo voluto completare il servizio su Asi Motocross Show con questa divertente iniziativa di Archer, che testimonia l'atmosfera di grandi amicizie e di festa dell'evento proposto dall'Asi attraverso il CRAME, il club federato locale. Ma invece di un sorriso per lo scherzo di Archer, c'è la tristezza per quello molto più amaro fatto dal destino a Dave Vickers, che un mese e mezzo dopo l'evento di Imola ci ha lasciati per sempre. Nell'intervista che avete visto nel primo servizio su Asi Motocross Show, il due volte campione del mondo della classe 250 aveva ricordato i problemi cardiaci che gli avevano impedito di partecipare alla prima edizione. Tutto sembrava risolto. Invece, Vickers, che era nato il 17 gennaio del 1938, debutta nel cross nel 1954 con una DOT e nel 1958 diventa pilota ufficiale della Greaves, la moto con cui nel 60 e nel 61 si aggiudica i due titoli continentali. Il rapporto con la Greaves dura sino al 1966, quando vince l'ultimo dei suoi sei campionati nazionali. Prima della fine dell'anno passa alla CZ, con cui ottiene la miglior prestazione individuale assoluta al Motocross delle Nazioni, competizione che vince due volte con la squadra inglese. Il ricordo della grande carriera di Vickers ci introduce nel discorso tecnico di Asi Motocross Show, che affrontiamo con un ospite inatteso ma graditissimo, il 6 volte campione del mondo di enduro e 19 volte campione italiano, Giovanni Sala. Ma sicuramente credo che all'epoca i piloti erano veramente preparati e veramente tosti, perché fare salti con moto a 160 kg sicuramente non è facile, anche il telaio credo che abbia avuto una stabilità limitata, quindi erano un po' i pionieri, forse gli eroi della specialità. È impressionante vedere che usavano certe mezze facendo certe cose che lasciano allibito la difficoltà per farle. Gli fa eco l'ex campione del mondo di motocross Andrea Bartolini, che pur avendo vinto il titolo nel 1999 nella sua città natale non poteva mancare ad un evento della portata di Asi Motocross Show. Vedere dai queste moto che hanno il dai cam da destra, freno a sinistra, insomma, dai, usarle oggi dai farei fatica, molta fatica. Dai, però dai sono belle moto, però quello che risalta è che avevano pochissima corsa nelle sospensioni e sai, fare dai quei salti che facevano loro, sai, dai, penso che non era facile. Allora guardiamole più da vicino, ricordando che le tante moto esposte nella tenso struttura al Parco delle Acque Minerali sono state le protagoniste di quello che è il solo concorso d'eleganza riservato ai modelli da cross che si svolge in Italia e uno dei pochi di questo genere al mondo. The Best in Show è stato assegnato dalla commissione giudicante alla Norton Manx 500 del 1953, con cui ha corso Leslie Archer e che ha usato quando ha vinto il titolo continentale nel 1956. La Norton è un esemplare unico ed è arrivata a Imola direttamente dal National Motorcycle Museum di Birmingham in Inghilterra. Il riconoscimento per il miglior restauro è stato assegnato alla Gilera Saturno del 1956 ex Fiamme Oro di Giovanni Soncini, motivandolo per la cura, il colore d'origine e le finiture con cui è stata riportata l'antico splendore. Il premio per l'innovazione è stato attribuito alla Rickman Métis MK2 del 1960
per aver cambiato radicalmente la tecnica costruttiva delle moto da cross grazie ai nuovi concetti impiegati nella costruzione dei telai, da cui ne è scaturita una linea innovativa e accattivante. Se per queste categorie la scelta non è stata semplice, lo è stata ancora di meno per la moto più rara e per quella meglio conservata. Nel primo caso, il responso della giuria ha privilegiato la Monarch 500 del 1959 di Peter Lockwood, essendo un modello con motore realizzato su base Alvin che ha vinto in occasione del debutto a Imola, mentre nell'altro la scelta è caduta sulla CZ360 del 1965 di Leonardo Bernecoli, per essere un veicolo vissuto ma integro e originale in ogni suo particolare. Bernecoli è anche il collezionista che ha messo a disposizione la CZ usata da Roger de Coster. Ad onore del vero, a portare la moto al 5 volte campione del mondo è stata Martina, la sua fidanzata. Sì, sono stata io che ho portato la moto a Roger de Coster e questo penso che sia un bellissimo complimento anche per il mio amoroso, perché lui è un ottimo appassionato di Roger de Coster e delle moto di Roger de Coster. Mi è piaciuto alla grande, un bel evento. Tante moto, tanti personaggi famosi, tanti campioni che ci portano nella storia. L'analisi di Martina ci fa capire come una manifestazione dedicata al passato riesca ad entusiasmare anche i giovani. Ha preso il via da Piazza Politeama a Palermo la 24esima rievocazione del Giro di Sicilia, manifestazione di regolarità a calendario AGFIVA del Veteran Car Club Panormus, organizzata dalla società Alte Sfere, su un percorso di circa 700 km suddiviso in tre tappe da affrontare nell'arco di tre giorni. Il Giro di Sicilia, che è stata una delle gare più importanti nel panorama automobilistico, affonda le sue origini agli inizi del secolo scorso, con la prima edizione che prese il via il 26 maggio 1912. Alla partenza di questa rievocazione ha portato il suo saluto ai partecipanti anche Nino Vaccarella, una delle leggende dello sport siciliano. La storia di questa gara si può riassumere in tre fasi. La prima riguarda le tre edizioni precedenti la guerra del 15-18, la successiva si disputò dal 1928 al 31 e quella conclusiva, che riprese nel 1948 per finire come gara di velocità definitivamente nel 57. Dall'89 è iniziata la rievocazione storica, che con il passare degli anni si è ricavata spazio anche a livello internazionale. Gli equipaggi di quest'ultima edizione sono stati una cinquantina, provenienti anche da Francia, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti e Argentina, che si sono contesi il successo finale attraverso il responso di ben 76 prove cronometrate. Ad attirare gli specialisti della regolarità, ma anche tanti appassionati cultori del motorismo storico, hanno giocato un ruolo importante tanto alla tradizione legata al Giro di Sicilia quanto agli splendidi paesaggi abbinati ad arte e cultura offerti dalle varie località del percorso. A testimoniare la portata di questo evento e di quanto sia articolato, si deve ricordare che sono stati ben 80 i comuni toccati nelle tre tappe e che quello di Palermo ha offerto anche il patrocinio al Giro. La prima giornata si è conclusa ad Agrigento, dopo aver attraversato lo splendido paesaggio della Valle dei Templi, passando prima per Monreale, dove si è potuto ammirare il Duomo, Alcamo, Castel Vetrano, con l'area archeologica di Selinunte, che i partecipanti hanno potuto ammirare durante la pausa pranzo, Menfi e il mare di Sciacca. La seconda tappa ha raggiunto Taormina e i giardini Naxos, attraversando Caltagirone, con la sua stupenda scalinata di Santa Maria del Monte, Fiume Freddo e Palagonia. L'ultima giornata ha segnato l'epilogo del Giro di Sicilia, seguendo l'itinerario che ha attraversato Francavilla, Randazzo, Cesarò e Sant'Agata di Militello, prima dell'ultimo arrivo di tappa nella piazza del Duomo di Cefalù, dove i partecipanti sono stati accolti dallo stesso sindaco Rosario alla Punzina, che si è prestato anche a far da cicerone a chi ha voluto visitare la stupenda cattedrale in stile arabo-normanno. Dopo l'aspetto turistico-culturale del Giro di Sicilia, conosciamo il verdetto scaturito dalle discriminanti cronometrate. Il successo è andato alla coppia Tiberio Cavalleri e Cristina Maini, che alla guida della loro Lancia Aprilia del 1938 hanno avuto la meglio su Riccardo Cristina e Sabrina Baroli con la Porsche Prea Cabrio del 1953,
mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Massimo Raimondi e Giovanni Adorni su Porsche 356B Roadster del 1959. Non sono mancati i colpi di scena, con Moccia di Dicembre che non hanno potuto difendere il successo nello scorso anno a causa di un guasto alla loro Fiat 1100-103, mentre una piccola disavventura ha estromesso dalle posizioni che contano a Cardo Messina, con la MGB del 1965, anche loro tra i favoriti della vigilia. Tra i vari premi per i vincitori c'è anche l'iscrizione gratuita alla Gran Carrera, una gara gemellata con il Giro di Sicilia che si svolge a fine aprile del prossimo anno in Argentina. E a proposito di 2015, ricordiamo che la 25esima edizione del Giro di Sicilia sarà in programma dal 4 al 7 giugno. Cremona è città d'arte, di cultura e di musica. Le sue gemme architettoniche sono il Torrazzo, il più alto campanile in muratore in Italia, situato nella piazza del Comune dove ci sono anche il Duomo, il Battistero e la Loggia dei Militi. La musica si identifica con i violini di Antonio Stradivari e con quella che è divenuta la più celebre scuola di liutai al mondo. Accanto a queste eccellenze, la città, adagiata sulla sponda del Po, può vantare anche una lunga tradizione motoristica, che è iniziata più di un secolo fa con uno dei circuiti motociclistici più importanti nel panorama nazionale ed è proseguita grazie alla rievocazione intitolata Sotto canna in circuito, composta dal CAVEC, il Club Amatori Veicoli d'Epoca Cremona, che si articola nell'arco di due giorni e si svolge al Parco al Po. La prima fase della manifestazione, però, coinvolge anche il centro cittadino, con l'esposizione delle moto e l'esibizione dinamica in notturna. Per saperne di più, lasciamo la parola al presidente del CAVEC, Alfredo Azzini. Siamo alla decima edizione del Sotto canna in circuito. Questa manifestazione vuole rievocare il circuito di Cremona che si è corso a cavalli dagli anni 20. È stato un circuito prestigioso dal punto di vista motociclistico perché qui si sono cimentati tantissimi piloti importanti. Ricordiamo che con la Bianchi iniziò Nuvolari a correre a Cremona e poi proseguì con la Norton. Si correva su un triangolo dove la velocità faceva da regina, tant'è poi alla fine degli anni 20 divenne circuito automobilistico e su quel circuito vennero raggiunti il record mondiale dei 10 km lanciati con la Maserati di Bacconi in Borzacchini. Ma parliamo di moto. Il nostro club tutti gli anni ospita una marca precisa di moto, una in via esclusiva. Quest'anno abbiamo le Triumph. Triumph è un glorioso marchio inglese. Sappiamo che partì dalle biciclette e poi piano piano arrivò alle motociclette fino a concludere con le automobili. Prestigiosi sono gli Spider della Triumph. Abbiamo circa una quindicina di moto Triumph e un'altra cinquantina di moto sottocanne e sidecar. Si identifica col nome sottocanna tutte quelle motociclette il cui serbatoio è posto al di sotto della canna del telaio. Poi verso la fine degli anni 20, inizio anni 30, ci fu l'evoluzione per maggiorare la capacità del serbatoio di metterlo a cavallo della canna. Ecco, noi queste moto, seppur vecchie, le escludiamo, per cui abbiamo presente oggi la motocicletta più antica che risale al 1904 fino a motociclette intorno al 1930. Che cosa significa andare in giro con una moto di quel periodo? Ce lo racconta Luca Biacca, che dice: io partecipo con questo modello 530 cubici del 1923, è una Triumph Riccardo ed è una moto che ha la particolarità di avere il motore a quattro valvole in testa. Diciamo che questo era il modello di punta della produzione Triumph di quegli anni. C'è da dire una caratteristica di questa moto: è praticamente uguale alle altre, ha soltanto un motore più potente, però accanto a questo motore potente, diciamo, non è stato adeguato altrettanto bene il telaio, in quanto presenta ancora un unico freno abbastanza efficiente sulla ruota posteriore che è a pattino, mentre sulla ruota anteriore presenta ancora il vecchio freno stile bicicletta e questa la rende estremamente pericolosa quando si vogliono affrontare delle velocità abbastanza elevate o quando c'è da intervenire in emergenza. Ecco allora
che poter usare questa, come tutte le altre moto simili su un percorso riservato a loro, rappresenta una grande opportunità. Su queste immagini si conclude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocagestoria.it per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.